Non ho idea di che tipo di madre sono perché secondo me quella è davvero la risposta che danno i figli. La risposta che posso dare io è che tipo di figlio è mio figlio. Perché sono termini razionali. Posso dire che ho fatto un figlio, forse ne avrei fatti di più, poi per varie circostanze nella vita ne ho fatto uno. Con molto piacere e divertimento. Una Divertimento. volta mi ha detto, sai, all'università quando mi chiedono cosa fanno i tuoi genitori, lui non studia in Italia, io dico, beh, sono un po' come dei vecchi hippie californiani. E mi dice, lo so che non è vero, però più o meno descrive come siete. Per cui secondo me quello che è stato diverso, diverso, non diverso, è comunque. Quello che ha caratterizzato è stato un'incoerenza tra l'interno e l'esterno del vivere e il fatto che io facessi anche delle battaglie aperte. Alcune hanno coinvolto lui, questo non so mai, non ho mai saputo se questo sia stato un bene o un male. Io ho portato in tribunale lo Stato italiano perché aveva religione nei libri di testo. Questo è finito sui giornali, mamma contro Gesù bambino, si è trovato i santini dentro la cartella, insomma è stata una cosa abbastanza pesante. Abbiamo vinto la causa. L'anno dopo io ho deciso che saremmo andati via per un anno o due. E mi ricordo che quando siamo arrivati a Hong Kong, mio figlio mi ha detto qua quanti cristiani ci sono perché era diventato un po' ossessivo. Ho detto come diventa prete o come si dice mi diventa perché quella è un'espressione molto da madre o mi diventa prete o mi diventa mangiapreti. Comunque lì è un esempio di un rapporto tra madre e figlio perché io mi sono sempre detta se non avessi fatto una battaglia in ciò che credevo magari mi sarei potuta dire o mi avrebbe potuto dire perché non hai sostenuto le tue idee. Lo fai e coinvolgi un bambino di 6 anni e non è facile.